Nuovo album che si chiama Head Music, musica di testa o qualcosa del genere, e sono qui per presentarci il loro nuovo singolo. Loro sono gli Suede. Applauso, due altri eccezionali ospiti di Tarantata, qui per suonarci il loro nuovo singolo che si chiama Electricity. Vengono da Londra, sono gli Suede. Wow.
con Indian Strings, di Suede. Oh, andiamo a fare due chiacchiere con Brad Anderson, leader degli Suede. Good evening, how you doing? How you doing? How you doing, all right? I'm fine. This is our audience, they loved you. Vi amano, dimostriamoglielo ancora una volta con un calorosissimo applauso. Thank you for being here, grazie per essere qui. E voglio chiedere un paio di cose, un po' sull'Inghilterra in generale, quello che sta succedendo nella tendenza in questo periodo. C'è un grandissimo ritorno del glam rock in Inghilterra. Voglio chiedere cosa ne pensa. There's a big glam rock comeback in England. What do you think about it? I hate glam rock, it's awful.
It's the worst music ever made. Odio il glam rock, è bruttissimo ed è la peggiore musica che ho mai sentito. C'è un motivo per cui lo odi? Is there a reason why you hate it? I just don't do much for me really. I prefer punk really, if you're going to talk about movements from the 70s, yeah, prefer punk rock. Ok, vedi, per esempio, non è una musica che lo stimola in maniera particolare, a differenza di molti altri inglesi in questo periodo. Lui preferisce il punk, devo dire che anch'io mi associo a questa tendenza. Una domanda più che altro sull'Inghilterra politica di questo periodo. Cosa è cambiato veramente con la Cool Britannia di Tony Blair rispetto ai conservatori in passato? Well, I think it's a lot more positive, the country now. I think England's a lot better place to live than under the Tories, yeah. So I'm all for it. Dice che secondo lui è un paese migliore da vivere in questo periodo. Devo dire, io mi sono vissuto una parte della, chiaramente sotto Tony Blair, un'altra parte sotto i conservatori. Onestamente è meglio, è migliore, soprattutto anche penso economicamente. È un paese che è stato risanato, è stato risollevato in maniera decisiva. Brett, thank you very much. Pleasure. Been a pleasure for us.